Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà. Vieni, divina volontà, a pregare in me. Poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo nella divina volontà. Regina Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti quei sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino. Stretto alla tua mano materna, guidare tutto l'essere mio, perché faccia vita perenne nella divina volontà. Mamma Santa, tu mi farai da mamma e come mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà finché me la scambi con la divina volontà e così io possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra tutte le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dal Libro di Cielo, volume 7, 20 novembre 1906. Continua il mio povero stato pieno di amarezza, ma di pace, per le quasi continue privazioni che subisco. Appena al lampo l'ho visto dicendomi: figlia mia, l'ubbidienza è un muro irremovibile e tale rende l'anima. Non solo, ma per essere irremovibile è necessario essere forte, robusto. E l'ubbidienza comunica la fortezza divina in modo che tutte le cose innanzi alla fortezza divina che lei tiene restano deboli, in modo che essa può smuovere tutto e ad essa non la può smuovere nessuno. Ed è sparito via. Capitolo 69, 28 novembre 1906. Continuando il mio povero stato, quando appena ho visto il benedetto Gesù e pareva che si trasformava tutto in me, in modo che se io respiravo, io sentivo il suo respiro nel mio,
Se io muovevo un braccio, sentivo muovere il suo nel mio, e così di tutto il resto. Mentre ciò facevo, mi ha detto: figlia diletta mia, vedi in che stretta unione sto io con te? Così voglio te, tutta unita e stretta con me. E questo non ti credere che lo devi fare quando soffri o preghi solo, ma sempre, sempre. Se ti muovi, se respiri, se lavori, se mangi, se dormi, tutto, tutto come se lo facessi nella mia umanità ed uscisse da me il tuo operato. In modo che non dovresti essere tu altro che la scorza, e rotta la scorza della tua opera, si dovrebbe trovare il frutto dell'opera divina. E questo devi farlo a bene di tutta quanta è l'umanità, in modo che la mia umanità si deve trovare come vivente in mezzo alle genti. Perché facendo tu tutto, anche le azioni più indifferenti, con questa intenzione di ricevere da me la vita, la tua azione acquista il merito della mia umanità. Perché essendo io, uomo e Dio, nel mio respiro contenevo i respiri di tutti, i movimenti, le azioni, i pensieri, tutto contenevo in me, quindi li santificavo, li divinizzavo, li riparavo. Onde facendo tutto in atto di ricevere da me il tuo operato, anche tu verrai ad abbracciare, ad ottenere e a contenere tutte le creature in te, ed il tuo operare si diffonderà a bene di tutti. Sicché ancorché gli altri non mi daranno niente, io prenderò tutto da te. Pare che sto dicendo tanti spropositi, sono cose intime e non so dirle bene. Vorrei scriverle come le tengo nella mente, ma non posso. Mi pare che una goccia di luce prendo e 100 me ne sfuggono. Avrei fatto meglio tacendo, ma del resto sia tutto a gloria di Dio. Capitolo 73 dicembre 1906. Non venendo il benedetto Gesù, sentivo tale amarezza, non solo ma come un intoppo nel mio interno da rendermi quasi irrequieta. Oddio, che pena che paragonata a tutte le altre pene non sono altro che ombre, anzi, refrigerio. È solo alla tua privazione che deve darsi il nome di pene. Ora, mentre smaniavo, alla sfuggita è uscito da dentro il mio interno e mi ha detto: che hai? Quietati, quietati. Eccomi, non sono solo con te, ma in te. E poi non voglio questo animo inquieto, tutto deve essere in te dolcezza e pace. In modo da potersi dire di te quello che si dice di me, che non vi scorre altro che miele e latte. Figurato il miele nella dolcezza, il latte nella pace. Io ne sono tanto pieno e inzuppato che vi scorre fuori dai miei occhi, dalla mia bocca e in tutto il mio operato. E se tu non sei così, io mi sento disonorato da te, che mentre abita in te colui che è tutto pace e dolcezza, tu non mi onori mostrando fosse anche l'ombra minima di un animo risentito ed inquieto. Io amo tanto questa dolcezza e pace che adonta che si trattasse di cosa grande, di mio onore e gloria, non voglio, non approvo mai quei modi risentiti, violenti, focosi, ma quei modi dolci, pacifici, perché la sola dolcezza è quella che come catena incatena i cuori, in modo da non potersi sciogliere, come pesce che si attacca e non si possono liberare e sono costretti a dire: in quest'anima c'è il dito di Dio, perché non possiamo agire diversamente. E poi se non piace a me il modo risentito, non piacerà neppure alle creature. Uno che parla, che tratta di cose anche di Dio con modi non dolci e pacifici, è segno che non tiene le sue passioni ordinate. E chi non tiene se stesso ordinato non può ordinare gli altri. Perciò attenta tu a tutto ciò che non sia dolcezza e pace, se non vuoi disonorarmi. Allora, qui oggi le meditazioni sulla Divina Volontà sono sorprendenti, perché ogni santo giorno, ogni santa mattina, leggendo,
e quindi poi meditando, perché è molto diverso la lettura fatta in contesto di meditazione, questa è una mia esperienza personale, dalla lettura fatta in contesto di lettura, quindi che tu inizi certamente a leggere con attenzione, ma poi ci metti punto, no? Quando il brano è da meditare, non lo so, arriva con delle tinte, con delle sfumature, con delle caratteristiche illuminanti assai più profonde. E la reazione che provoca è, cioè, oggi veramente stiamo dinanzi a punti focali fondamentali. Lo provoca anche oggi, specialmente l'ultimo paragrafo che abbiamo fatto, qui bisogna chiosare nuovamente Papa Francesco, questo bisogna non metterselo bene in testa, ma di più. E attraverso questo schermo di questo brano invito chiunque farà questa meditazione a leggere tutto quello che fa e tutto quello che fanno, tutto quello che si fa intorno a noi. Perché dove non c'è pace e dolcezza, Gesù ha detto esplicitamente, poi lo riapprofondiremo, anche se si trattasse di cosa grande, di mio onore e di mia gloria, io non voglio e non approvo quei modi. È tassativo Gesù. Quindi anche se ci andasse di mezzo la sua gloria, il suo onore, una cosa grande, non approva quei modi che poi mediteremo. Andiamo con ordine. Prima cosa, l'ubbidienza ancora. L'ubbidienza sappiamo che cosa è, l'ubbidienza, questo ricordiamolo sempre, è ubbidienza a Dio e ai suoi voleri. Questo è sempre, i classici dicevano, il princeps analogatum di ogni forma di obbedienza. E dove si manifesta la divina volontà, noi non dobbiamo capire più niente, d'accordo? Se uno vuole vivere nella divina volontà, ma anche qui certi gradi di obbedienza, come dire, sono ben al di sotto, insomma, della vita nella divina volontà, perché integrano la vita cristiana, d'accordo? Quindi dove c'è la divina volontà, per esempio i comandamenti, ma lì, capite, cioè noi non possiamo capire più niente. E facciamo qualche esempio di attualità, no? Perché molte cose che oggi sono considerate un optional oppure sono trasgredite alla grande sono questioni di comandamenti. Il quarto comandamento dice: onora tuo padre e tua madre. L'onore è qualche cosa che l'onore che è più del rispetto, d'accordo? Perché l'onore è quel senso, diciamo, cioè è la percezione che sto dinanzi ad uno più grande di me e che non posso trattare come uno qualunque, come un amico, come un fratello, è mio padre, è mia madre. L'onore prescinde dal merito della persona investita dell'onore, perché dipende dal ruolo che quella persona ha nell'ordine divino per divina volontà, ed è un ruolo di autorità, usiamola questa parola, autorità non vuol dire dittatura o legittimazione a fare qualunque cosa, ma è un ruolo di autorità. Cioè, in teologia classica i genitori si chiamavano i superiori e si dicevano che i superiori tengono il posto di Dio, non nel senso che sono padri eterni che non sbagliano mai, ma nel senso che la loro funzione è quella divina, rappresenta Dio. Ora, se uno apre il Catechismo della Chiesa Cattolica, non i trattati del Medioevo, vedrà che ciò che si dice per i genitori vale per estensione per una serie di categorie di persone che oggi sono da tutti, quotidianamente, messi sotto i piedi, con la massima nonchalance. Per esempio, i governanti, a prescindere dal colore politico che hanno. Cioè, nella Camera dei Deputati, non voglio fare politica adesso, no? Si chiamano onorevoli non perché sono persone sante, tutte, o stimabili, o corrette, o oneste, ma perché la funzione che occupano, che è una cosa elevata, anche se la persona fosse assolutamente incosciente o indegna anche di stare lì, è degna d'onore perché sta curando la cosa pubblica, sta facendo un servizio di per sé alla collettività, c'ha nelle mani la vita delle persone. Quindi la dirgli onorevole glielo ricorda anche a lui, sta attento a quello che fai,
perché Dio ti giudicherà con maggiore rigore, perché tu stai in una posizione delicata, dalle tue azioni dipende il bene o il male degli altri. Attenzione, è Dio però che giudica in maniera più elevata, non noi, capito? Noi gli rendiamo onore, preghiamo per lui, certamente ubbidiamo a tutte quante le cose che sono giuste e legittime, perché nei confronti della legge umana ci sono delle grosse limitazioni, no? Però è uno stile. Non parliamo poi oggi, anche in certi ambienti di chiesa, dell'onore che si toglie, e lì, oltre che l'onore, in certi casi c'è anche qualcosina di più, la riverenza per la sacralità della persona e delle funzioni, oltre che per l'oggettiva autorità che hanno. Sono nei confronti dei ministri, cioè tutti i sacri ministri, dal più piccolo al più grande. E noi non possiamo, se siamo credenti, uniformarci alla mentalità dominante che, vedendo tante cose, spara e getta fango contro i sacri ministri. Cioè, dal loro punto di vista facciano pure, insomma, ma noi non possiamo, non dobbiamo certamente in nessun modo assecondare, non è approvare nulla, anzi condannare i fatti e il peccato fermissimamente e senza nessuno sconto. Quando ci sono cose gravi, è dovere anche di un fedele non sbraitare, ma avvertire le autorità ecclesiastiche competenti perché prendano misure anche disciplinari, anche severe nei confronti di qualche fatto oggettivo, ma rimane l'onore dovuto a quella persona. Cioè, questo è un discorso che rientra, perché dentro l'onore rientra anche l'ubbidienza. Certamente l'ubbidienza alle autorità umane termina nella eventuale trasgressione da parte di un'autorità umana della legge di Dio, ma anche questo deve essere un fatto oggettivo. Cioè, se la legge dello Stato consente di praticare l'aborto in una clinica e un medico è cattolico e non vuole cooperare con questo, deve fare obiezione di coscienza. Non è un optional, d'accordo? Perché non può, nascondersi dietro la legge, d'accordo? Fare della legge un paravento per giustificare una cooperazione formale ad una cosa che non è consentita dalla legge di Dio. Ma questo è un caso oggettivo, d'accordo? E reale di trasgressione. Ecco, perché negli altri casi, anche se la legge è gravosa, dobbiamo uniformarci. Quindi, se vogliamo stare nella divina volontà, attenzione, cioè, uno stile differente da questo deve essere percepito dalla persona come non compatibile con la volontà divina. Gesù stava sottomesso ai genitori, stava sottomesso alle autorità del suo tempo. San Paolo scrive: stiate sottomessi ad ogni istituzione umana per amore del Signore. Quindi non ci si può, per esempio, sciacquare la bocca di divina volontà o presentarsi come super cristiani o cattolici col K e avere degli atteggiamenti disinvolti o trasgressivi o sprezzanti nei confronti di queste persone. Non si può. E bisogna ritenere come certamente contrario alla volontà di Dio ogni atteggiamento contrario. E fare così significa blindarsi, dice Gesù, dentro un muro invincibile, perché contro l'ubbidienza diavolo non vale. Non c'è nessuna possibilità di ingresso da parte sua. E contro questo stile. Secondo paragrafetto, non voglio, importantissimo, santificare, cioè stare uniti con Gesù in tutte le azioni. Questo è l'H24 della vita della divina volontà, che dobbiamo metterci anche questo bene in testa, perché vedi, qui Gesù dice chiaramente, dice: guarda che io ti voglio unire stretta con me, non solo quando stai a pregare o quando soffri. Cioè, esattamente, io sto a fare una preghiera, lo vado a messa, prego e mi unisco con Gesù, mi unisco con la divina volontà, è ovvio, sto pregando, oppure qualcuno un po' di meno, sto soffrendo, offro a Gesù, eccetera, eccetera. Non ci siamo ancora capiti. Qui non si tratta di qualche istante, qui si tratta, Gesù fa alcuni esempi, ne possiamo fare altri, facciamo un pochino di esempi. Stai davanti al computer, lavorando al computer, ti devi unire alla divina volontà. Stai facendo uno sport, stai facendo una partita di pallone, giochi a tennis, quello che ti pare, e ti unisci alla divina volontà. Stai vedendo una cosa lecita nella televisione e ti unisci alla divina volontà.
ascolti un po' di buona musica e ti unisci alla divina volontà. Fai la doccia e ti unisci alla divina volontà, ti vesti, ti lavi, parli con una persona, ti unisci alla divina volontà, stai facendo un lavoro, qui lo dice Gesù se lavori, di ogni genere, ti unisci continuamente, cioè il discorso è che qui si va verso l'H24, cammini, guidi la macchina, oggi ne possiamo fare tantissimi di esempi, vai in bicicletta, che ne so, adesso qui, cioè, tutte le circostanze, attenzione, questa operazione non è un elegante, questa operazione, chi la cura, vuol dire che ha capito cosa significa vivere nella divina volontà, per questo non è un fatto tuo privato, che bello, sto sempre con Gesù e così divento santo e stiamo sempre insieme, certo questa cosa c'è, ma Gesù dice una cosa fondamentale, io nella mia umanità ho contenuto i respiri di tutti, i movimenti, le azioni, i pensieri di tutti, e questo contenimento non era una cosa fatta tanto per farla, perché la vita del Verbo incarnato, ogni atto era santificazione, divinizzazione, riparazione per gli atti di ogni essere umano presente, passato o futuro. Se tu operi in Gesù in tutto, cosa succede? Lo dice Gesù, tu verrai ad abbracciare e contenere tutte le creature in te. Capito? Cioè io gioco a pallone e lo faccio unito con Gesù e da Adamo fino all'ultimo uomo sono contenuti nel mio gesto del giocare a pallone e il mio operare si diffonderà bene di tutti, i calci che do una palla? Signor sì, signor tenente, signor sì, questo sta dicendo Gesù, questo è vivere nella divina volontà. E attenzione, anche gli altri non mi daranno niente, io prenderò tutto da te. Cioè quel gesto dà a Gesù la gloria, la riparazione, l'onore di tutti i gesti che avrebbero potuto o dovuto fare gli esseri umani con quell'azione indifferente o buona o lecita e non l'hanno fatto. E procurano a ciascuno di essi un bene reale, anche se da molti sprecato, o quasi impercettibile, superiore a qualunque altra opera che tu potresti fare. Io quando feci le catechesi su questi punti, cercai di essere chiaro, questo dobbiamo mettercelo bene in testa. Per cui la persona più insignificante di questo mondo, d'accordo? Il casalingo, la persona sola, la persona che ha avuto una vita di fallimento, si è trovata senza il marito, senza i figli, abbandonata, che sta buttata dentro un ospizio, pensiamo alle situazioni più peggiori, d'accordo? O la persona che per tante circostanze della vita si ritrova da sola, deve accudire i genitori, non può avere una vita, non fa niente, d'accordo? Cioè la portata santificante che c'è una persona del genere è superiore a quella del Papa, adesso non voglio dire, cioè si capisca il, cioè, perché un atto fatto nella divina volontà può avere di per sé un valore addirittura più santificante delle più belle opere e cose che possa fare un pontefice che c'ha a contatto, che sta a contatto con miliardi di persone attraverso quello che fa e quello che dice. Questo è il senso, quindi nessuno è, cioè, capite anche il senso della vita che uno riscuote, nessuno è inutile, come offre, che fai nella tua solitudine, spazi per terra, prepari da mangiare, ma che ne so, a mamma, fai una preghiera in più, ti tieni vivo riordinando la casa, tutto. Luisa Piccarreta, come tutti sanno, non era una suora, non era una monaca, non era una moglie, non c'aveva figli, faceva quattro lavoretti tanto per farli, insomma, per non stare, passava larga parte della giornata pietrificata, perché questo è, se uno si studia la vita, e sentiamo che cosa gli dice Gesù. E anche comprendiamo quindi in questo senso l'importanza della vita interiore, no? Ecco, questa è una meditazione, per cui il resto ce lo dice lo Spirito Santo. E andiamo all'ultimo paragrafetto, sulla dolcezza e sulla pace. Nella Sacra Scrittura c'è scritto che il nostro Signore promise al suo popolo dell'antica alleanza una terra promessa dove scorre latte e miele. È chiaro che il latte e il miele
sono evidentemente delle immagini, che il miele sia la dolcezza ci arriva chiunque, insomma, perché il miele è la dolcezza per antonomasia, ma il latte è la pace, il latte è la pace. Pensiamo, adesso che arriva piano piano il tempo di Avvento e di Natale, a tutte quante le raffigurazioni della Lactatio Virginis, di Maria Santissima che sta allattando Gesù con il bambino che si vede proprio attaccato al suo seno, la regina della pace che dava la pace al principe della pace, d'accordo? Oltre al gesto molto molto reale che Gesù ha compiuto, un gesto di infinita delicatezza, ecco, il gesto materno per antonomasia, no? Il gesto di abbandono, come dire, filiale, di dipendenza filiale per antonomasia, no? Un gesto bellissimo, pensare anche a Gesù che era vissuto, no? Ecco, ma dietro questa figurazione Gesù dice, attenzione, pace e dolcezza, io sono tutto pace e dolcezza. Gesù è la fotocopia della Madonna, le anime mariane, non è che questa cosa non se la devono ricordare, con tutto il rispetto e chiaramente comprendendo il senso iperbolico di quello che uno sta dicendo, chi è mariano il doppio di questo deve vivere, il doppio, perché la Madonna è la fotocopia assoluta di Gesù. E Gesù si è nutrito di Maria, quindi lui è il pacifico, è il mite per antonomasia, perché l'ha quasi respirata questa cosa, oltre che nei meandri della sua divinità, a cui la sua umanità era sostanzialmente unita, ma anche dall'ambiente in cui ha vissuto, dall'essere tutto di Maria. Quelle anime mariane che dicono che sono, ma che anima mariana sei? Cioè, adesso non è che vuole fare, cioè, certamente vuoi bene alla Madonna, la Madonna è contenta della tua devozione, però tu devi sentire l'urgere di questa cosa dentro di te, che ti devi modificare su questo aspetto, devi correggerlo, se dovesse essere altro. Tu non mi onori, dice Gesù e dice Maria, quindi, mostrando fosse anche l'ombra minima di un animo risentito ed inquieto. Pensiamo alle persone facili al risentimento, che si può di mezza cosa, che già un miracolo se dominano l'esterno, ma traspare chiarissimamente il risentimento interno. Non va bene questa cosa qui. L'inquietudine in tutte le forme, ma come? Come si fa a non essere inquieti? Qui succede il finimondo, qui è successo questo, qui è successo questo, qui adesso arrivano tutta la monnezza che gira sul web, adesso arriva il finimondo, adesso arriva il castigo, ma testa e cuore, dice una canzone di Eros Ramazzotti, fa funzionare il cervello. Dio non vuole che noi perdiamo la quiete, non vuole che noi perdiamo la pace o che viviamo nell'angoscia, non vuole, ecco, dice che un animo soltanto che sia minimamente inquieto non lo onora. E rincara. Ah no, io devo fare le battaglie. No, qui bisogna fare le battaglie, qui bisogna fare qualcosa, perché qui il mondo va a rotoli, la Chiesa va a rotoli. Dobbiamo fare le battaglie. Ah, dobbiamo fare le battaglie. Qui Gesù c'è scritto che ama tanto questa dolcezza e questa pace, che adonta che si trattasse di cosa grande, di mio onore e di mia gloria. Io non voglio, non approvo i modi risentiti, violenti. Pensiamo a quanta violenza verbale che c'è in giro. Violenza verbale che attacca spesso e volentieri anche i soggetti di cui abbiamo parlato prima. Focosi. L'essere focoso non è una cosa santa. Il fuoco te lo devi moderare. Noi possiamo essere focosi solo nei rapporti intimi con nostro Signore. Allora puoi mettere tutto il fuoco che ti pare, d'accordo? Fuoco d'amore però, non fuoco di risentimento. E basta. Poi il resto, il fuoco deve essere spento. Attenzione, il giudice, non approvo mai. Quindi, no, ma qui ci sta di mezzo, che siamo matti. No, qui questa cosa è troppo importante. No, Gesù non approva mai. Mai. Mettiamocelo bene in testa, mai. Mai. Quindi appena tu fai questo, immediatamente incorre nella disapprovazione di Gesù, subito, ma l'ho fatto per questo motivo, non gli interessa, non lo devi fare così, fosse anche la cosa più santa del mondo.
Io approvo i modi dolci e pacifici. Ma questo lo stima anche San Paolo, quando parla della testimonianza del Vangelo. Tutto questo sia fatto con dolcezza e con rispetto e corretta coscienza. Lettera a Timoteo, se non ricordo male. Solo la dolcezza è quella che incatena i cuori in modo da non potersi sciogliere. Dobbiamo dire qualche cosa. Deve trasparire il miele dal nostro parlare. Ma noi proviamo un attimo a pensare, ma noi siamo contenti quando ci sentiamo aggrediti, insultati, è il modo, supponiamo anche che tu dovessi dire una cosa in cui c'è ragione, d'accordo? C'è un problema reale, bisogna intervenire, bisogna fare qualcosa. Ma come fai qualcosa? Ma tu saresti contento se venissi aggredito, attaccato, umiliato, mortificato, diffamato, sbattuto in prima pagina del giornale, sulla vetta delle notizie dei social, eccetera, eccetera, con insulti e cose di questo genere. Ancor più che tu fossi, come dire, un personaggio pubblico. Ma ce lo siamo dimenticati tutto ciò che volete che gli uomini facciano a loro, fatelo anche voi. Fatelo tutto ciò che volete che gli uomini facciano a voi, fatelo anche voi a loro. L'ha detto nostro Signore Gesù Cristo nel Vangelo oppure no? Se tu agisci con dolcezza e con pace, a tempo e luogo opportuno, le dici le cose. In questo modo, forse chi ti ascolta penserà, forse, la pacatezza, la dolcezza, il non offendere mai nessuno, non mancare di rispetto a nessuno per nessun motivo, per nessuno. E Gesù specifica ancora, t'attento, se non mi piace a me il modo risentito, figura dalle creature, e ancora, uno che parla, attenzione, che tratta di cose anche di Dio, con modi non dolci e pacifici, è segno che non tiene le sue passioni ordinate, non che è pieno di zelo, attenzione, stiene le sue passioni non ordinate, e chi non tiene se stesso ordinato non può ordinare gli altri. E non può autoinvestirsi del compito di castiga popoli e castiga matti. Non può. Non può, non è legittimato a farlo. Attenzione. Questo è un pezzo proprio, da Cineteca, eh? Ecco. È più che mai attuale. Concludiamo ricordando queste parole di Gesù, che sono rivolte a me e a chiunque ascolta questa povera meditazione, che è un eco di questo scritto, a chiunque legge questo passo e ci crede, 3 dicembre 1906, numero 70, ma qui Gesù non fa altro che parafrasare il Vangelo, cioè queste cose qui, se uno pensa al Vangelo, non è che sono cose strane, dice, oh, io conoscevo un altro Gesù, adesso oggi questo si è messo in testa che bisogna essere dolci e pacifici, ma questo è il Vangelo, questo qui, a meno che uno non se lo vuole rifare a propria immagine e somiglianza. Perciò attenta tu, attento tu, a tutto ciò che non sia dolcezza e pace, se non vuoi disonorarmi, capito? E tu te pensi che, ma io ho agito per la gloria, e quindi Gesù mi dirà bravo, quando sono andato dall'altra parte, Gesù non ti dice bravo manco per niente, ti dice guarda che tu mi hai disonorato, tu mi sembravi un cane arrabbiato, non un agnellino pacifico, mio discepolo, che porta quello che deve portare nel rispetto, nella dolcezza, nella pace, nella calma, nella concordia, eccetera. Quindi questo, che è una leva con cui il diavolo inganna le anime che agiscono in questo modo, perché gli fa credere che danno gloria a Dio, spezziamo questo laccio e questa menzogna. Non si dà gloria a Dio, si disonora Gesù facendo così, e Gesù ce lo farà notare. E non è la stessa cosa certamente aver sentito queste cose e non averle sentite. Non fa niente quello che è stato nel passato, nel senso che quando nel nostro passato c'è qualcosa che ha trasgredito queste cose, ci mettiamo ciascuno davanti al Signore e facciamo tutti quanti mea culpa, le confessioni, e chiediamo scusa a Dio e al prossimo, se è necessario. Non importa quello che è stato fatto nel passato, importa quello che faremo da oggi in poi. Perché sul passato abbiamo soltanto il potere di portarlo dinanzi alla Divina Misericordia, riparare se possibile il male fatto e chiedere perdono. Ma sul presente e sul futuro abbiamo il potere di cambiare rotta. E questo il Signore, se siamo fuori di questi parametri, certamente ce lo chiede. Se vogliamo vivere nella Divina Volontà, possiamo proprio stare sicurissimi che ce lo chiede. Altrimenti
cambiamo spiritualità, ecco, cambiamo orizzonti, dice, facciamo la spiritualità dei templari, che ne so, adesso tutta la prima sciocchezza che mi viene in mente, ma non quello che è la vita nel divino volere, che è tutto dolcezza e pace. I padri della Chiesa o Santa Vergine Maria tante volte dicevano che la terra promessa dove scorre latte e miele era anche una figura della tua Santissima Persona. Meditare sull'ultimo brano che abbiamo sentito significa anche farci una assai realistica rappresentazione viva di chi sei tu, e come traspare chiarissimamente in tutte quante le tue autentiche manifestazioni, vere manifestazioni con cui hai mostrato la bontà, la dolcezza del tuo cuore e la pace sovrana, ecco, che tu vivi, trasudi e porti e inviti a vivere i tuoi devoti. Ecco, insieme al tutto in Gesù e in te, nella coscienza della sua grandezza, aiutaci davvero a fare in modo che la nostra vita proprio si incammini senza tornare indietro, risolutamente, su queste strade che sono quelle che ci portano alla certezza di una vita cristiana autentica e tendente alla fusione con i divini voleri. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat Ave Maria.